Oggi noi lavoriamo in una logica di ecosistema. Per noi la sicurezza alimentare e tutto ciò che ruota intorno al food, all'agri-food, non potrà più essere soltanto relegato a una mera azione di settore. Oggi l'innovazione tecnologica, i processi legati all'internet delle cose, alla smart agriculture, all'agricoltura di precisione, che chiaramente coprono una branca importante di tutto il mondo delle tecnologie e a supporto dei processi di innovazione anche nel mondo dell'agroalimentare. La ricerca molto spinta anche in quelle che possono essere soluzioni di prodotto e di processo aiutano molto ad andare nella logica della soluzione di problematiche ricorrenti anche più ampie di quelle che sono il solo territorio nazionale in una logica anche globalizzata. Italiano ed europeo molto buono, abbiamo le migliori prassi così come ci sono state identificate e riconosciute anche da altri stakeholder mondiali. Il problema è un altro, il problema sarà quello di riuscire ad uniformare il concetto di sicurezza alimentare in un contesto globalizzato. Non è possibile che regole attualmente in essere in Europa impediscano le colture provenienti da parte del mondo perché non conosciamo. La non conoscenza è il problema da affrontare nel prossimo periodo proprio per portare un concetto di sicurezza alimentare esteso, globalizzato e di grande valore universale.